5 anni fa c'è stato promesso da una sindaca che ha preso il 70% dei voti dei romani di risolvere tre problemi: trasporto pubblico, come diceva Marietta, i rifiuti e tappare le buche. Oggi, a distanza di 5 anni, stiamo messi peggio di prima. Roma è la città più sporca al mondo, e quando noi parliamo di turismo e di cultura in un municipio come questo dovremmo vergognarci, perché Roma dovrebbe essere la capitale europea della cultura e del turismo. I nostri turisti non vengono a Roma perché la città è sporca, non vengono a Roma, o se vengono a Roma non hanno i servizi, perché in centro la metro chiude alle 11:30 di sera, tranne il venerdì e sabato, ma chiude alle 1:30, stiamo lì, e non abbiamo servizi, non è valorizzato, non abbiamo capacità attrattiva culturale. Roma non ha festival internazionali di musica, non abbiamo nulla per i turisti. Noi non vogliamo occuparci solo del quotidiano, che è una cosa importantissima, ma vogliamo avere una visione strategica futura. Noi abbiamo rinunciato alle Olimpiadi, noi non ospiteremo l'Eurovision perché non abbiamo una struttura per ospitare l'Eurovision. Noi abbiamo poi nel 2025 un appuntamento importantissimo che spesso si dimentica: noi abbiamo il Giubileo e non possiamo permetterci di perdere quest'altra occasione. Questa volta non lo possiamo fare, quindi non abbiamo alternative. Noi vi chiediamo di cambiare Roma insieme a noi, perché Roma poi non si riprenderà più. Come è stato detto, la capitale d'Italia ad oggi è percepita Milano, da Roma scappano i grandi investitori, a Roma chiudono e se ne vanno tutti quanti, nessuno vuole investire qui. Qui dobbiamo invertire questa tendenza. Valerio Casini, candidato al Consiglio Comunale per Roma Capitale, e volevo chiederle perché pensa che Carlo Calenda sia il miglior candidato possibile in questo momento per la nostra città. Perché da un lato abbiamo tre candidati di partiti che hanno condannato Roma nei fallimenti e nell'incuria più totale negli ultimi 12 anni. Sono tre facce della stessa medaglia. E dall'altra parte abbiamo una persona competente che è da un anno che ogni giorno va per ogni municipio, ogni territorio, ogni strada, ogni piazza a parlare dei problemi concreti dei cittadini romani e dà delle soluzioni. E lo sta facendo sul serio, ripeto, da più di un anno, ed è una persona capace. Cambierà con lui il metodo e l'approccio nella risoluzione dei problemi. Quali sono le prime cose di cui si occuperà una volta eletto in Consiglio Comunale? 5 anni fa l'amministrazione uscente ha promesso di risolvere le problematiche quotidiane: rifiuti, trasporto pubblico, le buche. Non sono stati capaci di fare neanche questo, neanche l'ordinario. Noi non solo abbiamo l'ambizione di risolvere queste problematiche ordinarie, ma abbiamo una visione strategica futura per far tornare Roma la città capofila del rilancio culturale, commerciale, economico, turistico e ovviamente anche sociale. Non possiamo lasciarla in questo declino, abbiamo un'occasione unica, abbiamo il Giubileo del 2025, abbiamo la voglia e la competenza anche per poter risollevare e ridare a Roma il ruolo che merita a livello europeo e mondiale.